Negli ultimi 7 giorni in Lombardia sono state somministrate 712.641 dosi di vaccino anti-Covid per una media giornaliera di 101.805 iniezioni. Lo comunica attraverso la sua pagina Facebook Letizia Moratti, vicepresidente e assessora al welfare di Regione Lombardia, che nelle scorse ore ha pubblicato un lungo post con i dati aggiornati della campagna vaccinale. Il 36% dei lombardi, si legge, ha completato il ciclo vaccinale, con percentuali che sfiorano l'80% per gli over 80, il 55% per i settantenni, il 50% per i sessantenni, il 39% per i cinquantenni, il 25% per i quarantenni, il 20% per i trentenni, il 15% per i ventenni e il 2% per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Le prenotazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno raggiunto quota 114.885, pari al 18% della platea di riferimento. Il 5% è già vaccinato. Le adesioni alla campagna vaccinale si attestano oggi all'88% della platea Istat di 9.597.086 cittadini, con una percentuale del 96% fra gli over 60 e del 93% fra gli over 12. Per domani sono previste poco meno di 100.000 somministrazioni, per la vigilia di Natale circa 50.000, per il giorno di Natale quasi 4.000. Riguardo la terza dose, risultano al momento somministrate 2.874.704 dosi, di cui 104.098 nelle RSA, 76.433 nelle farmacie, 32.943 domiciliari effettuate da AST e medici di medicina generale. Nell'ultima settimana le prenotazioni della terza dose hanno avuto una media giornaliera di 67.226 appuntamenti fissati, che porta a 4.741.593 le adesioni complessive al richiamo booster. Avanti tutta anche alla vigilia e a Natale, scrive il vicepresidente Moratti, che ringrazia quanti si stanno adoperando per la campagna vaccinale, dal personale sanitari e volontari, che anche in questi giorni di festa saranno impegnati nei centri vaccinali, ed esprime apprezzamento per lo spirito di straordinario senso civico dei cittadini lombardi.